Allora, buonasera a tutti e ringrazio della presentazione e dell'invito soprattutto. È per noi ovviamente sempre un'occasione quella di incontrare operatori e cittadini interessati al settore, non solamente quindi coloro che magari sono chiamati perché svolgono questo tipo di attività, ma penso sia anche importante allargare l'orizzonte a quello che nello suo complesso l'Unione Europea offre come strumenti di sviluppo in campo agricolo e negli altri settori, come anche nel precedente incontro avete affrontato. A che punto siamo? Partiamo di qua. Allora, io intanto devo portare i saluti e le scuse del dottor Comacchio, il direttore del Dipartimento Agricoltura, che purtroppo è stato trattenuto da una sopraggiunta riunione concomitante e quindi ha delegato me a rappresentare la struttura e anche a trattare quello che era la sua parte introduttiva che generalmente svolge. Noi abbiamo, come avete sentito, avuto l'approvazione al PSR questo maggio, poi è partita un'ulteriore serrata trattativa con gli organi della Commissione per definire alcuni ambiti e alcuni criteri per l'attivazione poi dei bandi che sono stati aperti in primavera per quanto riguarda le misure agroambientali, alcune, non tutte. E adesso andremo ad aprire quelli per gli investimenti nelle imprese agricole e agroindustriali. Faccio una premessa. Per quanto riguarda il precedente periodo di programmazione, 2007-2013, che va a concludersi con questo mese praticamente, dalla slide potete vedere come è evoluta la spesa e a che punto siamo. Quindi a fronte del miliardo e 42 milioni che avevamo a disposizione nel settennio 2007-2013, a novembre avevamo raggiunto il 99,62% degli impegni. Questo lo giudichiamo un buon risultato, anche perché ad oggi è la regione che è riuscita a impiegare quasi la totalità delle risorse a disposizione, e in questi ultimi giorni ci sono ancora dei pagamenti che stanno per essere effettuati. Per quanto riguarda invece il discorso dell'approvazione a livello comunitario dei vari PSR, alcune nazioni hanno come l'Italia i PSR regionali, altri invece l'hanno nazionale. Comunque, a fronte di 118 PSR, il 24 novembre erano stati approvati praticamente tutti, e noi siamo stati, il Veneto insieme all'Emilia Romagna, la Lombardia e Bolzano, quelli che hanno avuto PSR approvato prima per quanto riguarda l'Italia. Sono state accennate delle priorità. Ovviamente gli obiettivi della comunità europea si concentrano su alcune priorità in particolare, che vanno a sviluppare sia l'ambito così della formazione, della consulenza, quello della competitività, della salvaguardia dell'ambiente e della diversificazione e dello sviluppo anche locale, e individuano degli obiettivi specifici che sono stati chiamati focus area. Uno degli elementi di novità di questo periodo di programmazione è stata la riduzione delle misure attivate. Nella precedente programmazione avevamo più di 100 misure, queste adesso invece sono state ridotte a 13, che attivano 45 tipi di intervento. Questa è la programmazione finanziaria. Da qui al 2020 il Veneto ha avuto l'assegnazione di 1.184 milioni, e quindi circa un 150 milioni più della passata programmazione, e questo è il riparto, mi scuso della slide che si è scentrata, d'accordo? Comunque vedete che a costituire il budget complessivo concorre ovviamente lo stanziamento comunitario, che è poco meno del 50%, contributo statale, e con 202 milioni di bilancio regionale in questi 7 anni la regione concorrerà al sostegno di tutte le misure che vanno attivate. Questa è va letta in chiaroscuro, perché se da una parte
abbiamo un aumento di circa 150 milioni, il cofinanziamento regionale è quasi raddoppiato e questo andrà ad incidere pesantemente sul proseguo della programmazione finanziaria e quindi anche sul bilancio regionale. In ogni caso, cosa abbiamo fatto fino adesso? Attraverso un regolamento di transizione 1310 l'anno scorso abbiamo aperto un bando per le misure strutturali e quindi l'ammodernamento delle aziende, gli interventi agroambientali, l'insediamento di giovani agricoltori e la promozione utilizzando risorse in parte della passata programmazione e in parte invece del periodo 14-20. E quindi abbiamo avuto circa una dotazione di 117 milioni che già sono stati impegnati e anche i pagamenti sono già iniziati. Secondo bando aperto, come accennavo prima, era quello delle misure agroambientali, per cui con la delibera 440 del marzo invece abbiamo aperto alcune delle misure ambientali, come appunto i pagamenti per alcune misure agroclimatiche, l'agricoltura biologica, l'indennità compensativa e per un totale di oltre 240 milioni. Andiamo avanti, nel frattempo è partita anche la programmazione locale leader e quindi sono state attivate delle procedure per iniziare tutta la fase di selezione e di predisposizione dell'animazione dei territori e poi la definizione dei bandi. Quello che invece faremo adesso, dico adesso perché mercoledì dovrebbe andare finalmente la delibera dei bandi delle prime misure, quelle dette strutturali e di sostegno alla formazione e alla consulenza, d'accordo, metteremo in campo altri 100 milioni e queste sono le misure, poi prenderemo un po' di confidenza anche con i numeri. Le attività realizzate in questo periodo purtroppo sono ancora preparatorie, comunque abbiamo portato avanti attraverso le riunioni del Comitato di Sorveglianza, che è quell'organo che sovrintende alla programmazione, alla gestione e anche all'approvazione delle varie fasi che regolano e orientano poi le scelte, d'accordo? E quindi in questo Comitato di Sorveglianza sono rappresentate ovviamente tutte le forze e le organizzazioni che agiscono nel territorio, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista istituzionale, come ad esempio le organizzazioni ambientaliste, piuttosto che quelle di consumatori, oltre agli enti locali e ovviamente l'organizzazione degli agricoltori e della trasformazione. In questo ambito ovviamente vengono discusse e preparate alcuni orientamenti che poi ci si augura vengono tradotti conforme alle esigenze e alle aspettative anche attraverso i bandi. Ovviamente c'è anche tutta un'attività di comunicazione che viene portata avanti attraverso dei fondi regionali e una di queste serate, se vogliamo, possiamo anche annoverare anche questa tra le attività che facciamo per essere appunto anche vicini a quella che è la realtà locale. Un altro incontro è stato fatto anche a Legnaro la settimana scorsa, dove era possibile anche collegarsi attraverso via streaming. Insomma. Andiamo un po' avanti, tanto per non tediare troppo, entrare poi nel vivo dei bandi. Adesso, dopo l'approvazione di questa delibera che attiverà i bandi sulle misure strutturali, dovrà essere definito poi il piano di valutazione, quello di comunicazione, la definizione di quello che è il quadro delle riduzioni delle sanzioni e poi pianificare tutti gli altri interventi da qui alla fine del periodo. E quindi già stiamo pensando, dopo Natale almeno, alla predisposizione dei bandi per il 2016. Una cosa che vi segnalo, che potete anche reperire nei nostri siti istituzionali, sia per quanto riguarda il sito della regione oppure il sito Piave, dove è possibile anche scaricare una guida un po' più agile di quello che è il PSR, che sono quasi 1000 pagine, ma che va a tradurre e anche a rendere abbastanza agevole la consultazione delle varie opportunità, delle varie misure che andremo a attivare in questo periodo. Vengo un po' velocemente a quello che è stato il percorso metodologico. PSR non nasce ovviamente da così
una... Mi spiace perché sono saltate, come vedo, evidentemente, nella predisposizione le slide non sono perfette. Allora, è partita con un'analisi di contesto che andava a individuare quelli che erano un po' i fabbisogni, poi andare a definire una strategia e quindi andare a verificare quelle che erano le scelte e le priorità e quindi andare a successivamente a pianificare le misure attraverso anche le risorse finanziarie che sono state poi allocate nelle varie focus area e poi nelle misure. I fabbisogni che sono stati individuati attraverso un confronto sia con gli analisti che con le organizzazioni, i produttori hanno individuato alcuni fabbisogni e hanno definito anche le misure da attivare. Questa è una slide che riprende anche alcuni concetti che ho detto prima. Accanto ai PSR regionali esistono anche i PSR nazionali che vanno a definire tre ambiti specifici, quindi queste sono misure che verranno attivate con dei bandi appunto nazionali relativamente alla gestione del rischio, quindi tutta la partita delle assicurazioni, sostegno per la biodiversità animale e il piano irriguo. Faccio una piccola parentesi su questo perché incide anche su quelle che sono le scelte che siamo stati obbligati a fare in questa fase, vale a dire all'interno delle misure di ammodernamento delle aziende agricole non potranno essere attivati per i primi 2 anni, praticamente fino al 2017, gli interventi a sostegno delle misure di irrigazione. E questo perché nella valutazione ex ante a livello nazionale non è stato individuato, o perlomeno la Commissione non ha ritenuto che l'Italia fosse in regola con le analisi e con alcune scelte che doveva svolgere e portare avanti, cosa che è stata attivata e conclusa nell'arco di quest'anno, per cui ci auguriamo che nel corso del 2016 possa essere sbloccata la situazione e quindi poi attivare magari delle misure specifiche nel settore agricolo. Ripartizione delle risorse, i 1.184 milioni sono stati distribuiti a seconda delle priorità e in questa immagine potete vedere come oltre il 35% è stato dedicato a quelle che sono le misure volte al potenziamento della redditività, quindi al sostegno delle imprese agricole, al modernamento sia strutturale che dotazionale. Accanto a questo ovviamente anche l'attenzione per gli ecosistemi, quindi le misure agroambientali e via via un po' tutte le altre, come il sostegno alla filiera oppure il trasferimento di conoscenze, quindi volte alla formazione e alla consulenza. Queste sono un po' tutte le misure attivate e un altro modo per leggere quello che abbiamo visto prima. Quindi sulla misura 4, che è quella degli investimenti, come vedete c'è il 37% e poi via via a scalare un po' tutte le altre. Invece se noi andiamo a vedere i temi strategici, diciamo che sempre la competitività la fa un po' fa parte del leone e accanto a questo però c'è stata una attenzione particolare verso i giovani, quindi il ricambio generazionale, sostegno all'agricoltura di montagna o le misure agroambientali. Cosa è richiesto all'autorità di gestione che sovrintende a un po' tutto lo sviluppo di quello che è PSR? È quella di andare a condurre i vari interventi secondo un programma definito, cercando di raggiungere quelle che sono anche delle performance di efficienza. Ci siamo riusciti rispetto ad altre regioni che sono di grossi problemi proprio in questi giorni dove rischiano di perdere le risorse, ma questo per la passata programmazione. In ogni modo, per rendere più efficiente il sistema, l'Unione Europea ci ha imposto il fatto di raggiungere determinati obiettivi anche durante il percorso e la prima verifica sull'efficacia dell'attuazione sarà condotta a fine 2018, dove noi dovremmo realizzare quanto ci siamo prefissati, pena la decurtazione delle risorse di questo famoso 6%, per cui
si rendeva necessario comunque attivare le misure e anche raggiungere gli obiettivi di spesa. Quali sono i ruoli e i soggetti interessati? Allora, se da una parte abbiamo i beneficiari, dobbiamo renderci conto che tutto questo sistema e anche i risultati positivi, nonostante le giuste magari osservazioni e critiche che vengono sempre rivolte agli uffici e ai dipartimenti che seguono questi piani, comunque prevede l'autorità di gestione che propone i bandi come questi, ma cura anche la gestione e coordina tutte le attività. Ruolo molto importante ovviamente è quello dell'organismo pagatore, AVEPA, che per quanto riguarda il settore agricolo riceve e istruisce le domande, ovviamente approva le graduatorie e poi finanzia anche gli interventi. Ovviamente i beneficiari sono coloro che presentano la domanda e che oltre a realizzare gli interventi hanno tutta una serie di impegni da rispettare sia durante il periodo di realizzazione che negli anni in cui è richiesta la stabilità delle operazioni che sono state realizzate. Faccio due incisi che sono un po' di carattere generale, relativi alle procedure cosiddette appunto generali. Ovviamente l'ammissibilità delle operazioni delle spese. I titoli di spesa, noi all'interno dei bandi abbiamo cercato di individuare bene ciò che può essere finanziato e ciò che invece non è ammissibile a sostegno. E questo ovviamente deve essere poi realizzato e i titoli di spesa che saranno poi ritenuti ammissibili devono essere comunque intestati al beneficiario e tutti questi movimenti devono essere tracciati. Sarà possibile avere anche, si fa richiesta di un anticipo del 50%, d'accordo, entro 4 mesi dalla finanziabilità e poi anche eventualmente chiedere degli acconti che saranno come minimo, dovranno interessare il 30% di una spesa quindi già realizzata e non superare l'80% e questi dovranno comunque non essere chiesti nella fase finale di realizzazione degli interventi e quindi 2 mesi prima della conclusione non saranno ammessi a finanziamento. Comunque tra anticipi e acconti si arriva all'80% del contributo. Altre cose di carattere generale, le varianti, questo mi rivolgo ovviamente più ai tecnici e a coloro che sono stati poi anche in questi anni chiamati a lavorare con noi, sanno a cosa mi riferisco, vale a dire se un progetto viene approvato con determinate caratteristiche e alcuni obiettivi dovranno essere questi perseguiti nei tempi e anche con le caratteristiche che erano state richieste. Questo per evitare appunto poi lungaggini o anche difficoltà poi da parte dell'ufficio istruttore di riconoscere la variante che è stata richiesta. I tempi di realizzazione sono molto importanti e ci garantiscono la realizzazione delle performance, ma soprattutto anche di poter poi programmare in tempi certi e sicuri quelli che sono eventuali altri bandi che dovessero essere aperti negli anni successivi. Comunque, per quanto riguarda i tempi di rendicontazione, sono 7 mesi per le attrezzature, 24 mesi invece per gli impianti e le strutture in zona montana, 18 invece nelle zone di pianura. Per il pacchetto giovani, che parleremo dopo, questo però viene realizzato nell'arco di 36 mesi e di conseguenza questa sarà la scansione temporale entro la quale dovrà essere realizzato. Va bene, ancora cose di carattere generale, ci saranno anche in questo caso delle verifiche in corso d'opera o alla fine della quando viene richiesto il saldo e quindi bisognerà aver conseguito almeno e realizzato almeno l'80% della spesa ammessa, altrimenti poi, lo diciamo subito, ci sarà la possibilità di incappare in alcune riduzioni o anche in qualche sanzione. Quanto invece era un'altra domanda che viene richiesta spesso, se era possibile subentro beneficiario, questo è possibile a parità di condizioni, però dopo la concessione dell'aiuto della domanda. Per quanto riguarda la stabilità delle operazioni, qui c'è una piccola semplificazione, si parla di 5 anni dal saldo per le strutture e di 3 anni invece per le dotazioni e le attrezzature, salvo chiaramente caso di forza maggiore. Adesso entriamo un po' nel vivo.
di quello che è il bando per investimenti in mobilizzazioni materiali, diciamo quello che va a sostenere il miglioramento e delle prestazioni della sostenibilità globale dell'azienda agricola, sia per quanto riguarda ovviamente la fase di produzione, ma anche quella di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzati dall'azienda stessa. La dotazione nell'arco del periodo è abbastanza consistente, perché supera i 400 milioni in questo caso. Adesso entriamo nel vivo di questo bando, quindi gli investimenti per le aziende agricole sono stati indicati in 25 milioni di euro e per la focus area A e 13 milioni per la focus area B. Cosa vuol dire questo? Che questo bando, per coloro che magari hanno certa esperienza, la vecchia misura 121 avrà una dotazione iniziale appunto di 25 milioni, e questo è il primo bando che noi apriamo a PSR approvato, perché l'altro precedente comunque fruiva di quelle opportunità, di quella finestra che c'era stata concessa dal regolamento precedente. Beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali o le cooperative che svolgono attività di coltivazione e allevamento. Criteri di ammissibilità: cosa deve avere il beneficiario? Deve ovviamente possedere la qualifica di imprenditore agricolo, essere iscritto all'INPS, possedere conoscenze e competenze professionali, essere iscritto alla Camera di Commercio e via via tutte quelle indicazioni che sono state che verranno poi indicate nel bando, ma che essenzialmente sono raggruppate in questa slide. La dimensione economica minima dell'azienda, questa è un po' una novità di questo periodo, è espressa in termini di produzione standard, e quindi le aziende che hanno in zona montana meno di 12.000 euro di produzione standard, di 15.000, non potranno accedere a questo bando. Ma essenzialmente per questi elementi diciamo che non si tratta di professionali, di agricoltori professionali, ma magari di aziende più contenute. Gli investimenti ammissibili sono sia investimenti su capitale fondiario, e quindi quegli investimenti che vengono fatti sui terreni, su fabbricati, sulle strutture, oppure per l'acquisto di macchine e attrezzature. Accanto a questo è possibile anche vedere corrisposta alle spese generali collegate agli investimenti, nel limite massimo del 5%. Sarà possibile realizzare anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, però esclusivamente per l'autoconsumo aziendale, quindi non per la vendita. Con questa misura sarà possibile a certe condizioni, invece in altre misure. Quello che non è invece ammissibile, tanto per essere un po' chiari, sono appunto qui elencate gli acquisti come gli impianti e le attrezzature usate, oppure investimenti per adeguarsi a dei requisiti comunitari obbligatori. Viceversa, sarà possibile adeguare l'azienda se questi requisiti saranno di nuova introduzione, e allora è dato un periodo di 24 mesi per realizzarli, oppure, non so, l'acquisto di immobili che erano già stati finanziati precedentemente, non è possibile acquistare terreni o diritti di produzione, anche se tra quote date e diritti di reimpianto e vigneti adesso la cosa è un po' cambiata. Le condizioni per presentare domanda e di ammissibilità degli interventi sono abbastanza simili a quelli che anche abbiamo adottato negli anni scorsi, quindi il rispetto della normativa comunitaria, il rispetto dei limiti di spesa e di punteggio, che poi andremo anche a dettagliare, e la presentazione di un piano. Anche questo è una richiesta che viene fatta giustamente per andare a dettagliare e a sviluppare un progetto per l'ammodernamento della propria azienda, che deve conseguire o un aumento del reddito operativo, e quindi una performance di tipo economico, oppure anche l'acquisizione di alcuni di quelli che sono gli obiettivi di carattere così generali ambientali, che noi andiamo a definire di tipo qualitativo, che possono poi essere comunque ritenuti positivi, anche se dal punto di vista economico magari rappresentano una spesa to cure. Sto pensando ad esempio come l'introduzione di alcune macchine innovative, piuttosto che
non so, la sostituzione dell'amianto, ad esempio, che era una delle cose che anche c'era stata chiesta di riproporre ed è stata autorizzata anche in questo periodo. Quali sono gli importi e le aliquote del sostegno? Allora, altra novità di questo periodo è la separazione, o meglio, la diversificazione della percentuale di contributo tra la fase di trasformazione e commercializzazione rispetto a quella di produzione. Mentre nella passata programmazione la percentuale era uguale, adesso da regolamento per la fase di trasformazione e commercializzazione il contributo non potrà superare il 40%. Invece per gli investimenti sulla produzione potranno variare dal 40 al 60% a seconda delle zone e degli imprenditori, quindi nelle zone montane mediamente c'è un 10% in più, che sale di un ulteriore 10% nel caso di giovani neoinsediati entro 5 anni. E quindi questo è un contributo a fondo perduto, cosa che in altri comparti penso non sarà stata di questa entità, perché sappiamo che le percentuali sono inferiori. La spesa massima ammissibile, e quindi il progetto nel suo complesso, potrà essere ammesso fino a 600.000 euro di spesa, a cui poi verranno applicate queste percentuali di contribuzione. La spesa minima invece sarà di 8.000 euro in montagna o di 15.000 invece nelle zone di pianura. Ovviamente le risorse, anche perché consistenti, hanno ovviamente un limite e per la distribuzione delle quali vengono utilizzate e introdotte delle graduatorie. Quali sono i principi di selezione? Allora, sono presenti dei punteggi, non ho riportato la tabella che va individuale, perché insomma non avrebbe senso, ma comunque potete trovarli anche sui siti, e comunque vengono poi definiti a partire da mercoledì prossimo. Riguardano la tipologia del beneficiario, quindi un'attenzione particolare viene data ai giovani che non hanno ricevuto finanziamenti nei precedenti bandi, a partire da che data? Dal primo di gennaio 2014. Altro titolo di punteggio viene riconosciuto a titolo di studio o alla presenza di coadiuvanti nell'azienda, accogliendo anche una indicazione della commissione. Sono stati anche individuati dei punteggi a seconda dell'età del beneficiario, distinguendo tre fasce e riservandoli agli imprenditori che hanno età tra i 18 e i 50 anni. Poi altra attenzione è stata data alla qualità delle produzioni che sono un oggetto di investimento, e quindi se è una produzione a denominazione di origine piuttosto che biologica, oppure se è una produzione con certificazione di prodotto. Altri punteggi vengono riservati invece per la zona di montagna. E una cosa che non ho detto, questa misura viene attivata con due specifici budget, quindi saranno due graduatorie, nulla di nuovo per chi è del settore, quindi per la zona montana verrà riservato il 25% del budget e 75% invece nelle altre zone. E quindi chi avrà le caratteristiche per presentare la domanda in una delle due zone andrà a vedersi valorizzati alcuni di quei punteggi che magari individuano appunto nelle aree di montagna piuttosto che nelle aree cosiddette C, e quindi sono l'area del Polesine o del Colli Euganei, alcune caratteristiche. Poi un'altra attenzione particolare è sul grado di disagio della conduzione aziendale, soprattutto nella zona montana, per quanto riguarda altezza e pendenza media, oppure per quelli che ricadono nelle zone della direttiva nitrati, e quindi le zone Z2N. Altro principio di selezione sarà sugli investimenti, nel senso che non tutti gli investimenti, a seconda di vari comparti, hanno medesimi punteggi. Sono state individuate degli interventi che hanno, a seconda del comparto produttivo, rilevanza maggiore, e quindi
è stata definita una griglia che va a individuare ad esempio quel settore produttivo piuttosto che lattiero caseario o vitivinicolo una diversa grado di strategicità. E poi altre che ineriscono le macchine innovative, l'adesione agli organismi associativi e anche sulla dimensione aziendale. Ecco, questi sono tutti i criteri che andranno a definire poi i punteggi in base ai quali verrà istruita la domanda e inseriti poi in graduatoria, ci si augura, in posizione utile. Punteggio totale, irraggiungibile ovviamente, comunque qualora uno avesse tutte le rientrasse in tutte le tipologie di, dei criteri di selezione, è 100, comunque il punteggio minimo sarà 40, ma 30 punti di questi 40 dovranno essere individuati attraverso gli investimenti ritenuti strategici e la preferenza in questo caso viene data sempre a parità di punteggio ai richiedenti più giovani. Gli impegni, oltre a realizzare il piano e a condurre l'azienda per almeno 5 anni, per i beneficiari sono quelli di tenere la contabilità aziendale e ovviamente mantenere anche il bene che è stato finanziato senza cambiare la destinazione d'uso. L'avevo già detto prima, sono 3 anni per le macchine e 5 anni invece per i beni immobili. Ovviamente bisognerà rendicontare poi le spese nei termini che vi avevo detto prima, quindi 7 mesi se il piano interessa e riguarda semplicemente delle dotazioni, quindi delle macchine, oppure 18-24 mesi a seconda che ci siano anche interventi di carattere strutturale. Eccoli qua, infatti. Allora, la domanda dovrà essere presentata da VEPA, questa è una slide abbastanza generale e conosciuta, che è appunto l'organismo pagatore che riceve, istruisce e fa le graduatorie. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BUR. Diciamo che entro la prima decade di gennaio dovrebbe essere pubblicato, diciamo entro i primi 15 giorni di sicuro, insomma, e di conseguenza da questo momento partiranno poi i giorni per presentare domanda e alla termine del quale AVEPA, quindi l'organismo pagatore, dovrà condurre l'istruttoria di ammissibilità prima e di finanziabilità dopo, che si concluderà dopo 120 giorni per questa misura. La documentazione è dettagliata nei bandi e comunque oltre al piano aziendale ci saranno ovviamente tutti gli atti progettuali, i preventivi, le comunicazioni e le autorizzazioni che verranno richieste. Io possiamo andare avanti fino alla fine e poi facciamo le domande in fondo? Diciamo così. Allora, insediamento di giovani agricoltori. Altra scelta strategica è quella fatta dalla maggior parte, anzi dalla totalità delle regioni, oltre che della, in primis dall'Unione, è quella del ricambio generazionale. Sappiamo come questo incide anche sulla condizione del settore e come gli imprenditori sotto i 40 anni siano il 7-8% nella nostra regione. Quindi questa è ovviamente una misura che già negli anni passati ha avuto discreti risultati. Del 2007-2013 abbiamo tentato di insediare circa 2.000 giovani e questo è ancora uno degli obiettivi che ci diamo. Anche in questo caso, quindi, la nascita di un'impresa gestita dal giovane agricoltore o subentro, il 90% abbondante dei casi è in ambito familiare, in ambito societario già consolidato, ma che il giovane invece assume come responsabilità e quindi va di pari passo poi anche col miglioramento della redditività aziendale, almeno questo è l'auspicio ovviamente, ma questo soprattutto non solo dal punto di vista economico ma anche come funzione presidio del territorio, specie in quelle realtà che possono avere anche difficoltà di strutturazione e di gestione. Per questo bando la misura di insediamento giovani, che se prima era 4-1, questa era 6-1-1, prevede un budget di 13 milioni, però perseguendo ancora sulla strada della passata periodo di programmazione
la misura non viene attivata da sola. Quindi il premio per l'insediamento, che viene indicato, poi vedremo, sono 40.000 euro, non sarà l'unico intervento e l'unico sostegno che viene dato al giovane, ma il giovane sarà chiamato ad attivare almeno un'altra misura. L'abbiamo chiamato pacchetto giovani. Chi è del settore sa che anche negli anni scorsi questo ha avuto un discreto successo. Abbiamo limitato al massimo a 3 misure in questo nuovo periodo, introducendo la misura della diversificazione. Quindi, oltre alla misura dell'insediamento, ci sarà quella dell'ammodernamento delle aziende, la 4.1 che abbiamo visto prima, e poi quella sulla diversificazione delle attività. Il budget quindi complessivo non è solo di 13 milioni, ma è di 28. Cosa è chiesto al giovane che si insedia? Avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, aver frequentato la scuola dell'obbligo, essere cittadino europeo e avere delle competenze professionali. Se non le ha, al tempo 36 mesi, che è quello di realizzazione del piano, per conseguirle. O attraverso, magari come succede più frequentemente, il corso delle famose 150 ore per acquisire la qualifica professionale, oppure magari un altro titolo di studio di carattere agrario. Ecco, importante è che il giovane che si insedia non abbia mai condotto, sia stato titolare di impresa agricola, ma che sia la prima volta che assume questo tipo di responsabilità. I criteri di ammissibilità: l'assunzione della responsabilità dell'azienda dovrà essere, se è già avvenuta, questa non doveva avvenire 12 mesi prima di presentare domanda. Questa è stata una trattativa molto serrata con la Commissione, che ci ha impegnato mesi praticamente, perché pretendevano che l'insediamento avvenisse solamente dopo la presentazione della domanda. E invece poi, insomma, sulla scorta anche di esperienze positive e anche sapendo che c'era stato più di un anno praticamente di stasi nell'approvazione dei regolamenti, abbiamo ottenuto che il giovane potesse essere riconosciuto insediato anche l'anno prima, praticamente dall'inizio del 2015, e quindi potrà gestire l'azienda come unico titolare oppure come socio amministratore in una società di persone o anche in quella di capitale. L'azienda dovrà iscriversi alla Camera di Commercio, all'anagrafe del settore primario, avere il fascicolo aziendale, ma soprattutto una cosa, uno dei limiti insomma, che abbiamo messo, non dovrà derivare da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. E quindi, appunto, vista anche la dimensione piuttosto ridotta delle aziende agricole venete, questo noi abbiamo sempre ritenuto, ma condiviso anche con le organizzazioni di categoria, essere un aspetto molto importante, e quindi che l'azienda già esistente non andasse a gemmare altre realtà che poi magari non avessero le gambe per stare in piedi, ma che anzi andasse a incrementare. Una limitazione che invece è stata introdotta in questo periodo è stata quella della dimensione aziendale. Mentre abbiamo visto prima per la misura 4.1 la dimensione era solamente quella dell'accesso, i 12.000 euro in montagna di dimensione economica possiamo anche equipararli alla produzione lorda di un'azienda, e i 15.000 in pianura. Qui invece è stato introdotto anche un elemento di un tetto che è stato indicato in 250.000 euro di dimensione, di produzione standard. Altro elemento di discussione molto stretta e serrata con la Commissione era definire il tetto massimo. In altre regioni hanno adottato tetti più bassi. C'è stato fatto così osservare che questa dimensione per la realtà veneta rischia di escludere alcune realtà aziendali, e purtroppo oltre a questo non si è riuscito ad andare, eravamo partiti con limiti ben superiori, 750.000 euro o cose di questo tipo, però la cosa non è stata poi possibile. Altre regioni hanno da 150 a 200.000, e quindi aver individuato questo limite ci è sembrato comunque una delusione, un risultato accettabile.
Cosa deve fare il giovane? Ovviamente presentare il piano aziendale, aderire alla misura dell'investimento e una o a tutte e due delle misure che vi dicevo prima, quella dell'ammodernamento aziendale e quella della creazione e la diversificazione di attività extraagricole nelle aziende. E quindi nel piano aziendale dovrà andare a indicare quali sono gli obiettivi, gli investimenti che intende realizzare, le azioni di formazione e di consulenza che in questi 36 mesi di realizzazione del piano andrà a, perché sono obbligatorie almeno un'azione di questo tipo, e poi anche andare a individuare quelli che sono un po' i vari passaggi, le varie tappe di sviluppo di questo piano. I 13 milioni, come dicevo per la 4.1, vengono ripartiti anche in questo caso in due budget distinti, zone di montagna e altre zone, 25% e 75%. L'importo del premio, come accennato prima, 40.000 euro e verranno erogati su anticipo obbligatorio. Entro i primi 4 mesi verrà chiesto di sottoscrivere una fiduzione e verranno erogati 32.000 euro. Il saldo invece verrà erogato solo dopo la conclusione del piano e la verifica che tutte le azioni siano state realizzate. Anche in questo caso abbiamo dei criteri di selezione, quindi la famigerata graduatoria terrà conto sia della tipologia del beneficiario, quindi titolo di studio piuttosto che l'esperienza agricola, se è un coadiuvante che già lavorava in azienda, iscritto all'INPS, oppure se è collocata l'azienda in montagna piuttosto che in altre zone. Anche in questo caso molto importanti sono gli investimenti che vanno ad essere realizzati e quindi la strategicità, così definiamo, comparto per comparto di quello che andiamo a realizzare, sia dal punto di vista strutturale, quindi la ristrutturazione degli immobili piuttosto che l'ammodernamento o l'introduzione di impianti o macchine nella nostra azienda. E poi anche se queste hanno determinate caratteristiche di innovazione. La preferenza in questo caso è invertita, visto che c'è il limite di 40 anni, a parità di punteggi l'ordine questa volta è crescente, quindi dalla data di nascita dei richiedenti più anziani i quarantenni avrebbero una preferenza rispetto a chi è più giovane di loro. Questo anche perché sarebbe l'ultima volta che potrebbero fare domanda, visto che non c'è possibilità. Ecco, in questo caso, alla faccia della semplificazione tanto sbandierata anche a livello comunitario, esiste tutta una serie di step che dovranno essere rispettati. Alcuni sono automatici, quindi non dobbiamo spaventarci più di tanto, però dobbiamo tener conto che gli impegni devono andare a essere realizzati tenuto conto dello sviluppo del piano. In particolare, noi sappiamo che l'insediamento può presentare domanda appunto entro 12 mesi dall'insediamento, se al 14esimo purtroppo non potrà presentare domanda per la 6.1, quindi per l'insediamento di giovani, ma lo potrà fare nella 4.1, nella misura che abbiamo visto prima, però dovrà diventare agricoltore attivo entro i 18, d'accordo? Ma anche in questo caso abbastanza semplice, perché basta essere, avere partita IVA iscritta a Camera di Commercio, aver fatto una fattura, quindi ci siamo. Poi per quanto riguarda invece un altro elemento a tener conto è non tanto l'insediamento quanto il decreto di finanziabilità, e allora in questo caso c'è tutta un'altra serie di adempimenti che dobbiamo, che il giovane dovrà fare, quindi presentare ad esempio la richiesta del permesso a costruire se non l'aveva fatto prima, fare la richiesta di anticipo su fideiussione, come vi dicevo, oppure iniziare il piano entro 9 mesi, e questo è da regolamento, quindi cominciare non solamente a impiegare le risorse che magari ha chiesto con anticipo, ma anche iniziare a frequentare i corsi se ne avrà indicati nel piano e in che misura, e poi comunque in ogni caso andare a realizzare tutte le misure che sono state indicate e concludere in modo tassativo entro 36 mesi il piano che ha presentato. Altra
Altro vincolo è quello di mantenere il ruolo di capo azienda e la contabilità per almeno 5 anni dalla data di finanziamento. In questo caso la domanda, sempre da presentare ad AVEPA, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Per cui se dovesse essere pubblicato l'8 o il 10 di gennaio, sappiamo che entro appunto l'8 o il 10 di marzo, insomma, occhio alle date, insomma, che poi per un giorno magari qualcuno viene scritto, dovrà essere assolutamente presentata la domanda. Domanda che verrà in questa programmazione dematerializzata, di conseguenza si dovrà fare online e anche i vari allegati verranno inoltrati con lo stesso sistema. Speriamo che il sistema regga, visto che viene attivato per la prima volta proprio in occasione di questi bandi. Ma insomma, i tecnici di AVEPA, gli informatici regionali stanno lavorando per questo e riteniamo sia un buon risultato anche per l'utenza e per anche far girare la meno carta possibile. Altra misura che può essere attivata nel pacchetto giovani, ma anche singolarmente, è quella dello sviluppo della diversificazione delle attività agricole da parte di imprese agricole. E quindi con la misura 641 andiamo a incentivare la fase di avvio di una nuova impresa gestita da un giovane, ma anche non solamente per favorire quindi l'insediamento, ma anche chi già svolge un'attività magari sociale piuttosto che fattoria didattica o di turismo rurale e che intende incrementarla. In questo caso abbiamo che il budget è di 7 milioni, di cui 2 vanno a, l'abbiamo visto prima, saranno utilizzati per, per il pacchetto giovani. Chi potrà fare domande in questo caso sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135, quindi non i professionali ma coloro che coltivano e allevano gli animali a propria azienda, spero che non siano. Ecco. Oppure coloro che rappresentano nel pacchetto giovani. In questo caso dovranno essere iscritti a Camera di Commercio, all'anagrafe del settore primario come sempre e avere l'azienda ubicata nel territorio regionale. In questo caso non si va, in questo caso il limite invece del sostegno è indicato dal regolamento 1407, cosiddetto regolamento dei minimi, si potrà arrivare fino a 200.000 euro. Tetto che dovrà essere comunque realizzato al massimo per il triennio. Gli interventi ammissibili per questa misura di diversificazione che va a, ripeto, sostenere la realizzazione da parte di un'azienda agricola di attività cosiddette extra agricole, quindi non di produzione primaria, ma di trasformazione dei prodotti cosiddetti compresi nell'allegato 1 in prodotti non allegato 1, cosa vuol dire? Allora, dal punto di vista generale, l'Unione Europea ha individuato una serie di prodotti agricoli e di trasformati ai quali viene riconosciuta una sorta di connessione diretta con quella che è l'attività primaria. Per dire, il vino è il prodotto allegato 1, d'accordo, la birra è nell'allegato 2. Quindi, in questo caso, vengono sostenute gli interventi volti alla trasformazione in prodotti non allegato 1, quindi la farina in pane piuttosto che l'orzo in birra. Ecco. E accanto a questi interventi di trasformazione, che invece per le altre misure che abbiamo visto prima sono solamente quelli dell'allegato 1 cosiddetti, oltre a questi dico abbiamo interventi relativi alle fattorie sociali, a quelle didattiche, all'ospitalità turistica, in alloggi, non in ristorazione, oppure in agricampeggi, e poi servizi ambientali svolti dall'impresa agricola, come ad esempio la pulizia delle strade dalla neve o altro, magari sono interventi più da zone magari montane. In questo caso viene sostenuta la ristrutturazione e l'ammodernamento dei beni e quindi dei fabbricati, non la costruzione, oppure l'acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento di queste attività o l'acquisto di programmi informatici.
le condizioni di ammissibilità di questi interventi sono che deve essere realizzato ovviamente nell'ambito regionale e la presentazione di un progetto che dimostri sia lo sviluppo della nuova idea, ma anche eventualmente la creazione di un'attività nuova. E questo ovviamente dovrà essere realizzato nei tempi che verranno poi ricordati, sono 24 mesi in questo caso, e devono essere ottenuti prevalentemente dalla trasformazione di beni e di prodotti aziendali. Sì, queste sono altre condizioni di ammissibilità, ovviamente devono essere detenuti o realizzati in beni in possesso dell'impresa, non possono essere collocati in altra sede ed avere anche una coerenza con quelli che sono gli altri strumenti di programmazione, per cui se alcune realizzazioni dovessero poter essere finanziate anche da altri fondi, bisogna ovviamente andare a individuare qual è la, o perlomeno dichiarare che non si è fatto altro tipo di domanda per lo stesso tipo di investimento. Le condizioni di ammissibilità, diciamo che in particolare sono state individuate per quei tipi di servizi ambientali che sono state individuate essenzialmente nella manutenzione degli spazi agricoli extraaziendali, ma soprattutto, come vedete qui, abbiamo individuato, i tecnici sono che hanno poi elaborato l'elenco, sulla attrezzatura per la pulizia delle strade e lo sgombero dalla neve essenzialmente. Gessare, spazzolatrice, ecco, questo è abbastanza limitato e ben individuato. Anche in questo caso c'è un punteggio minimo per questa domanda che è di circa, che è di 20 punti. Cosa non è ammissibile con la misura di diversificazione? Sono le spese per investimenti volti allo sviluppo di un'attività agricola, perché questa attività agricola viene finanziata con le misure che abbiamo visto prima, quindi con la misura 4.1 piuttosto che con il premio di insediamento. Non potranno essere acquistati animali o piante annuali, oppure attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita. Viceversa, se ne so, un agriturismo colloca dei pannelli fotovoltaici, questo può essere ammesso, purché sia compatibile con l'autoconsumo e le esigenze dell'azienda. Ecco, una cosa particolare per l'ospitalità agrituristica, non sono ammissibili ad esempio le attrezzature per l'attività di ristorazione, ma solo per quella di alloggio, come ricordavo. L'aliquota del sostegno varia dal 35 al 50%, a seconda che siano interventi per l'acquisto di macchine e attrezzature oppure la ristrutturazione e l'ammodernamento di beni immobili. Mediamente abbiamo un 10% in più nelle zone montane. I limiti di spesa, ricordavo anche prima, secondo il regolamento de minimis, e quindi non potrà superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari. Anche in questo caso, come per le altre misure, c'è sempre l'importo minimo di spesa di 8.000 euro in montagna e 15.000 nelle altre zone. I punteggi in questo caso vanno ad impattare su quella che è la funzione che viene attivata, per cui è stata stilata una scala di priorità che assegna dei punteggi a seconda che il progetto vada a interessare la trasformazione di prodotti agricoli piuttosto che la funzione sociale, turistica o di altro tipo. Anche in questo caso dovranno i beneficiari essere iscritti comunque agli elenchi regionali, non so, delle fattorie didattiche piuttosto che di quelle sociali. Se non lo sono ancora, perché l'attività è ovviamente nuova ed è partita con la presentazione della domanda, dovranno essere conseguiti i requisiti e l'iscrizione entro il periodo di realizzazione del piano e quindi i 24 mesi che è previsto. Vediamo altre cose.
impegni del beneficiario, in questo caso quelli oltre che essere iscritti, come vi dicevo prima, anche quello di presentare tutta la documentazione per l'attivazione dell'attività agrituristica piuttosto che per quella dei fattori sociali, e quindi risultare perfettamente abilitati allo svolgimento dell'attività stessa. Questa è una misura un po' nuova e quindi penso possa essere anche una ulteriore opportunità per chi voglia diversificare, oltre alla produzione aziendale, anche le attività per magari l'impiego della manodopera familiare maggiore di quello che magari l'azienda stessa è in grado di garantire. In questo caso la domanda dovrà essere presentata, se allegata al pacchetto giovani, entro 60 giorni oppure entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, allegando la documentazione di rito. Ultima domanda, ultimo bando, e ormai penso di avervi tediato abbastanza, è quella sulla cosiddetta misura agroindustriale, quindi investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La misura 421 generalmente appannaggio di aziende di trasformazione, cooperative e quant'altro, e che in questo caso presenta un budget di 30 milioni suddiviso a seconda del settore, per cui qui vedete elencati quelli che sono i diversi budget che verranno poi assegnate secondo specifiche graduatorie che verranno attivate a seconda del soggetto che farà domanda, piuttosto un caseificio, piuttosto che una cantina o una cooperativa ortofrutticola, e allora lì avremo delle graduatorie suddivise per comparto. Anche in questo caso chi sono i beneficiari? Sono le imprese che svolgono sia l'attività di trasformazione ma anche quella di commercializzazione dei prodotti agricoli, famoso allegato 1 che vi dicevo prima, e devono essere iscritti a Camera di Commercio con alcuni codici di attività primaria che qui vengono indicati, ma sono essenzialmente quelli che svolgono la trasformazione. Anche questa è la finalità della misura, quella di migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell'azienda attraverso la presentazione di un piano di investimento agroindustriale, oppure altro elemento che può essere preso come valutazione positiva del progetto è quello di incrementare la quota di energia rinnovabile, sempre per autoconsumo, o il miglioramento della qualità delle acque attraverso l'introduzione di nuovi sistemi di gestione e di depurazione delle acque stesse, oppure quella di introdurre degli elementi di bonifica magari degli ambienti, piuttosto, penso sempre al solito amianto che abbiamo citato anche all'inizio, piuttosto che ad altri. Gli interventi ammissibili anche in questo caso sono sia di ristrutturazione e ammodernamento di immobili o l'acquisto di macchinari e attrezzature, quindi niente di nuovo. Andiamo un po' avanti, aliquota di sostegno mediamente del 30% per le nostre realtà qui in regione, e viene aumentata al 40% per le microimprese ubicate in zona montana, e invece con percentuali inferiori del 20% e del 10% a seconda della dimensione delle imprese, si occupano appunto da 250 a 750 persone, fatturato non supera i 200 milioni andrà al 20%, e per le grandi imprese questo invece è abbassato al 10%. In questo caso la spesa massima ammissibile è di 2 milioni, mentre la spesa minima è di 200 mila, a parte l'ortofrutticolo, ma queste sono cose un po' tecniche. I principi di selezione anche in questo caso tengono conto sia della ricaduta sulle imprese agricole, quindi sul numero di imprese che conferiscono o forniscono materia prima alle imprese, piuttosto che essere soggetti che aderiscono a un'organizzazione di produttori oppure producono produzioni di qualità. Anche in questo caso dei punti vengono riservati alle imprese che sono ubicate in zona montana. In questo caso la realizzazione degli interventi è uguale per tutti, sia che siano macchine che attrezzature, è deportata a 24 mesi, e la data di presentazione della domanda sarà successiva alla pubblicazione del bando, entro i 90 giorni classici come abbiamo visto per la misura 4.1.
mi scuso, sono stato lungo e anche un po' troppo burocratico, ma purtroppo lo strumento è questo, quello che abbiamo. Vi ringrazio per l'attenzione.